Ma mi pare che si comincia a evidenziare come la Commissione sia importante e sarebbe stato importante evidentemente cominciasse a lavorare prima, perché forse gli italiani non lo sanno e quindi è bene anche dirlo, ha le stesse competenze, poteri, anche limiti di un'autorità giudiziaria. Sì. Quindi è fondamentale spiegare questo. Quello che è successo ieri è paradossale, c'è cioè uno scarico di responsabilità e io spero che il Presidente Casini abbia scelto di non fare confronto per posticiparlo, perché voglia veramente Capire, guardare approfondire i due due versioni, verbali, i due certo, i due verbali e verbali. trovare le incongruenze sui fatti, sui quali evidentemente si può incidere e accertare le Sì. responsabilità. Questo va detto perché se facciamo questo arriviamo alle responsabilità e forse la signora probabilmente ha ragione, il ritardo e quindi quelli che ci hanno rimesso non saranno sollevati dalle pene Sì. che hanno vissuto, però arriviamo alle responsabilità e le accertiamo, altrimenti no. Ed è la ragione per cui noi sulla vicenda della mozione, come si ricorda, su Visco e il resto, eravamo, come dire, anche politicamente contrariati per tre ragioni. Una, vabbè, l'ingerenza istituzionale, in una fase in cui sarebbe bene invece rispettare e dare autorevolezza alle istituzioni. L'altra è quella che le dicevo, se noi scarichiamo con una vicenda tutta politicizzata la questione su Visco, probabilmente tutte le responsabilità non si accertano, e invece sarebbe bene accertarle tutte, tutte quelle Che della dice, Consob, troviamo un della unico Banca. capro espiatorio, ma questo non. Avevo un po' questa sensazione. La terza è quella di, e questo lo dico a Ricci, siccome ovviamente lui ha posto un tema, dice, governando ci dovevamo anche porre il tema di come Certo. fare alcune azioni per non far peggio, Sì. perché c'è una responsabilità di governo che Assolutamente, evidentemente certo. poi. Però, allora, se uno tiene quella linea un po' un minuto dopo, fa finta di non aver governato o di aver avuto responsabilità che le ha indotto o obbligato a fare altro. Questo, Ricci, però, è diverso e diciamocelo rispetto a far cominciare la Commissione a lavorare prima, perché le cose potevano essere fatte simultaneamente. La responsabilità di governo per tutelare quello che doveva essere tutelato, d'altra parte il controllo perché, attraverso la Commissione, perché era evidente che lì. Scusa Simoni, non ti voglio interrompere, ma tu dove eri? Scusami, No, io non ti voglio interrompere, ma tu dove eri? Ricci, ho usato noi, fai Tu eri al attenzione alle parole. governo, Su questo eh? Io non facevo sbagli il mai, sindaco, non tu mi eri al prendi. governo, eri Ricci, nella maggioranza di governo. ho usato noi, va bene? Ah, Su questo a me allora ho non capito mi male. Va freghi, bene, Ricci, su questa ok, vicenda qua. facciamo No, concludere. perché Ho lo sai capito male perché io, ti dico scusa. così? Perché quando ho visto quell'azione su Visco, su quella mozione, la prima cosa che ho pensato, avendo a cuore il centro-sinistra, il mondo a cui ci riferiamo noi, è se non cominciamo ad ritornare credibili sarà un disastro. Questa è la prima cosa, perché non è credibile chi ha governato che faccia un'operazione quale quella della mozione in quel modo lì, senza il Presidente del Consiglio forse lo sappia, con una dinamica Vabbè, all'interno abbiamo del governo di un raccontato con tutto certo quello che è tipo. successo. Quindi Allora, posso un non usare attimo, argomenti che non hanno senso. no, non duellate, avrete No, di ma che stamani è così. Io l'avevo battagliare. lasciato Non fare, l'ho anche scaldarti, difeso io ho rispetto provato a alla capire. Allora, mozione che è a Ricci, posto, sembrava che parlassi figuriamoci. del governo in terza persona. No, No. ti avevo anche Allora, difeso, non te vado ne da sei Guido accorto, ma insomma. Castelli perché Allora ho voglio capito male, mi sentire. scuso.